Mai vinto? È ora di fare un colpaccio, eh? A Fano abbiamo giocato male, specialmente il secondo tempo, che tra l'altro no, io ero molto fiducioso perché anche fuori casa a Ravenna il secondo tempo avevamo giocato veramente una buona partita e invece abbiamo giocato male a Fano, ma abbiamo sofferto stranamente sulle palle inattive, cosa che non succedeva da qualche gara. Se hanno da ridire sulla squadra, il primo davanti a tutti ai giocatori c'è sta il sottoscritto. È logico, non erano contenti. È stato un peccato perché ho visto tanti tifosi del Rimini a Fano, anche se è una trasferta vicina, però comunque a quell'ora il sabato non era facile essere presenti così in massa. Ripeto, un'altra cosa importante è riconquistare tanti tifosi, perché qui a Rimini poi se vai bene i tifosi ti seguono. Peccato, lì a Fano non è andata bene, però adesso pensiamo alla Ternana, è una pagina ormai chiusa, sappiamo che dobbiamo migliorare, però vi ricordo che io sono qui da un mese, non è che so che ci vuole anche un po' di tempo, ma il girone nostro, risultati scontati, io ho visto anche domenica, risultati scontati non ci sono. Se pensiamo che la Ternana, se non vado errato, può darsi e mi sbaglio, la Ternana nelle ultime 4 partite ha fatto 2 punti. E troveremo un ambiente incacchiato e noi dobbiamo essere molto bravi comunque a rispondere botta su botta, a difendersi bene tutti quanti, però a ripartire e a giocare una gara con coraggio. Ancora quello che ci manca fuori casa è il coraggio di osare un po', di osare, perché voi mi conoscete, io non so un difensivista, a me piace che la squadra gioca, che la squadra proponga gioco e che si attacchi anche in tanti, però al momento fuori casa ci riesce poco o niente, non abbiamo mai fatto una partita intera da quando sono venuto, una partita intera fuori casa con coraggio e una bella gara. In casa invece la squadra comunque sviluppa gioco e crea delle occasioni importanti. Un pochino sì, un pochino di turnover senz'altro, e poi c'è Abi che ha una brutta botta al perone. Io ho visto Guibre, quell'entrata su Guibre, è una cosa da espulsione diretta, neanche l'ammonito. Io non do mai pareri e non parlo mai degli arbitri. Noi abbiamo perso e l'arbitro non c'entra nulla, però al secondo tempo l'arbitro non mi è piaciuto perché ha fatto giocare invece 45 minuti, 20 minuti e loro ha permesso delle entrate un po' sopra a quello che è la sportività e comunque anche i giocatori vanno protetti, ci sono state delle entrate brutte veramente. Danzo ha recuperato, adesso Danzo vediamo oggi, Danzo ha recuperato, Guibre penso adesso, ieri era ancora molto dolorante, oggi vediamo, ma penso che non gliela faccia recuperare per domani contro la Ternana. Variola neanche penso che gliela faccia. Danzo una botta sul ginocchio, una doppia prima e dopo gli hanno dato un'altra botta lì, si era gonfiato e non poteva correre. Peccato perché Danzo aveva cominciato molto bene, secondo me. Adesso vediamo un po' su tutte e tre i reparti, difesa, centrocampo, attacco, ma non un turnover massiccio, un leggero turnover, però ci sarà anche perché poi si rigioca sabato, è una trasferta comunque lontanuccia con il Pulma. Quella di sabato, sì, ma adesso quella di Terni è la più importante, perché a Terni si può andare e fare il risultato, non è che tocca andare dimessi e bisogna andare con paura, se no restiamo a casa, così ci, non fatichiamo, siamo pronti. Non vedo l'ora di giocare a Terni perché voglio vedere la personalità della squadra, voglio vedere quanto ci crede a fare una partita importante e un'impresa. Sì, è meglio perché sennò la settimana non passa mai.
A questa che, cioè in C non c'è, uno non c'è tanto abituato, però ci si deve abituare perché poi c'è anche un'altra partita con il Monza, quindi anche poi durante il girone di ritorno ci sono partite infrasettimanali, quindi ci si deve abituare e io penso che i ragazzi non abbiano problemi a fare 3 partite a settimana, anche perché è una rosa di 24-25 giocatori, quindi un leggero turnover si può sempre fare. Alimist non c'ha più tantissimo dolore, però ancora non è proprio sciolto, un pochino sente sempre la pubalgia, specialmente poi quando ti capita, secondo me anche in questa stagione è veramente una brutta bestia. Però Alimi, ragazzo molto coscienzioso, un grande professionista, si fa sempre curare bene e quindi mi auguro che possa recuperare al 100% il prima possibile. Beh, lo voglio fare, però a cambiare, anche perché non ho avuto Nicola tempo per... No, ma poi non ho avuto tempo per spiegare magari un altro sistema di gioco. A Terni andremo con quello che abbiamo fatto fino adesso. Se c'è un cambiamento, ritorna a quello che sanno fare con la difesa a 3, casomai. Arlotti, allora, trequartista forse no, perché magari non c'ha il passaggio illuminante, però negli altri due ruoli esterni può giocare. Sì, sì, no, no. Arlotti l'ho visto molto bene. Però l'ho visto molto bene. Beh, Alimi è entrato qui contro la Virtus Verona. Sì, vabbè, non sta al massimo, però. Marlotti, ieri abbiamo fatto allenamento, l'ho visto bene. Certo, ha fatto 40 giorni. Però, è il ragazzo indiavolato. Bandini è a posto. Bandini probabilmente domani gioca anche. A me piacciono anche i terzini che spingono. No, ha giocato un'ottima partita a Ravenna il secondo tempo, anche qui ha giocato abbastanza bene, sabato cioè abbiamo spinto poco, avevamo preparato dove Mescoccia, che avevamo preparato un'altra partita di partire forte perché Pere è ancora evidenziare di più il momento magari negativo del Fano e invece gli abbiamo dato la possibilità di prendere coraggio. Non abbiamo letto bene la partita. Fano non è rimasta qui proprio, neanche ho parlato con la squadra per non esagerare, anche perché ci abbiamo un'altra partita domani, quindi devo caricare la squadra. Sì, è vicino, sta a Cesena, ha detto veniva a fare una passeggiata per le compere. Beh, perché Cascione non ci interessa? Cascione secondo me è un ottimo giocatore, io l'ho visto giocare l'anno scorso in Serie B e anche in Serie B faceva la sua figura. Tipi come Cascione giocano meglio in categoria superiore che in Serie D, perché sono abituati a giocare. In Serie D molte volte il gioco se ne vede poco. Anche se il Sant'Arcangelo cercava di giocare palla a terra, però secondo me Cascione è un ottimo giocatore e ancora è uno che sta bene. Io l'ho visto a Sant'Arcangelo contro il Cesena, è tirato come non mai. No, a noi in centrocampista ci può servire, quindi non so se viene però o non viene. Queste le cose, io faccio l'allenatore e il mercato la fa il direttore e il presidente. Certo, io cerco di dare un suggerimento. Ok al 100%. Cicari c'è uno, sta settimana l'ho visto bene, che può giocare a Terni. Ma sta a lui, non sta a me. No, Cicari c'è, io sta settimana l'ho visto bene, ma se lui si impegna e aiuta nella fase anche difensiva, che noi non è che possiamo permetterci nella fase difensiva che 2 o 3 giocatori si disinteressano. Noi tocca andare a riconquistare la palla a tutti quanti. Quindi lui deve fare queste cose perché tecnicamente poi è bravo, ma tecnicamente non basta. Ho visto tanti giocatori bravi tecnicamente, ma se non hai la giusta mentalità, ma io non dico che Cica non ha la giusta mentalità, però la deve mettere sempre. Qui no, non possiamo permetterci
di andare in campo e trascurare anche la fase difensiva.